In che modo Mazara può tornare a essere la vera perla del Mediterraneo tra collegamenti marittimi, pesca e altre infrastrutture? Beh, intanto oggi portiamo la possibilità per, non lo sa nemmeno il candidato sindaco, è una sorpresa, per la realizzazione della Trapani Mazara del Vallo. L'abbiamo inserita nella legge obiettivo, quindi fra le priorità. Sono già pronti 150 milioni di euro, che sono una parte rilevante, la metà più o meno del costo complessivo. Aspettiamo la nuova amministrazione di Mazara perché il primo e secondo stralcio, d'accordo con la Regione, possano essere, dopo la progettazione, realizzati concretamente. Questo è un fatto decisamente nuovo e positivo. Il porto è un porto che ha una valenza regionale e quindi la parte che riguarda gli investimenti riguarda soprattutto un intervento della Regione d'accordo con il Comune, mentre la grande viabilità sia su ferro sia su gomma, ecco perché parlavo prima dei finanziamenti di cui abbiamo discusso anche con l'onorevole Oddo relativi alla Trapani-Mazara, invece questi riguardano noi, riguardano il MIT ed è un primo segno concreto che può essere utile a rilanciare una città importante come questa. E al candidato sindaco Vito Torrente volevamo chiedere quanto sarà importante quindi la collaborazione con il viceministro per far sì di realizzare tutte queste opere, tra cui lo ricordiamo anche la riqualificazione di Tonnarella e del fiume Mazara. Al di là della riqualificazione che ora glielo proponiamo, con il viceministro noi abbiamo parlato anche della nostra ferrovia e vedere un pochettino in accordo anche con i tecnici delle ferrovie per trovare un'idea progettuale che possa risolvere il problema di questa divisione della città in due. Dico, questa è una proposta che abbiamo portato noi al Partito Socialista e parte quando io ero già assessore alla provincia, che è una proposta che è partita dalla provincia, è andata alla regione e ora è una proposta che abbiamo fatto al Partito Socialista e in modo particolare al nostro viceministro, sperando che a più presto possano iniziare a fare questi lavori. A parte questo ci sono tante altre proposte che investono in modo particolare la nostra marineria. Qui siamo a Piazza Regina, il cuore della città di Mazara del Vallo, dove per 20 anni è stata la risorsa primaria di tutta la città di Mazara del Vallo. Perciò punteremo molto a cercare di riqualificare anche in ambito turistico ma anche in ambito marittimo. Vogliamo risollevare nel migliore dei modi la nostra marineria e vogliamo ora mettere in campo tutto quello che c'è da mettere in campo per poterlo fare.